Cari lettori di incostasmeralda.com, bentornati nella nostra rubrica settimanale dedicata agli eventi di Porto Cervo e della Costa Smeralda. E come potete vedere siamo in una bellissima località di mare, in Sardegna naturalmente, siamo a Punta Aldia. Se ricordate, pochi giorni fa ne abbiamo parlato in qualche articolo, perché proprio a Punta Aldia, una località a metà strada fra Olbia e San Teodoro, ha affittato una bellissima villa George Clooney, che sta girando la serie televisiva Somma 22 all'aeroporto ex militare di Vena Fiorita di Olbia. Quindi quest'oggi registriamo dal mare e vi presentiamo il meteo e gli eventi della settimana dal 24 al 31 luglio. Iniziamo subito con la giornata di oggi. Primo appuntamento a Porto Cervo, ore 19:30. Un appuntamento con la cultura, perché al Waterfront Costa Smeralda ci sarà la presentazione del libro Il segreto di Annibale di Roberto Giacobbo. E la nottata, più che la serata, potrà proseguire al Ritual, dove ci sarà il Kitsch Party, oppure al Billionaire per la serata Girls Nights Out. Passiamo direttamente agli appuntamenti di mercoledì 25. Mercoledì 25 andiamo a Porto Rotondo, nel pomeriggio, ore 17:30, perché in piazza San Marco ci sarà l'esibizione del coro Voci Bianche Don Bosco di Arborea. Ma da Porto Rotondo a Porto Cervo, andate e ritorno, e dal coro di Voci Bianche alla serata di risate che ci sarà a Porto Cervo, sempre mercoledì 25, ore 22, in piazza centrale, serata Zelig con Giovanni Cacioppo. Se volete allontanarvi un pochino dalla Costa Smeralda, prendere la macchina, guidare massimo un'oretta di viaggio, ragazzi, a Budoni c'è il concerto della grande Noemi. La serata, per chi rimane invece in costa, potrà proseguire al Ritual con Rouge Carousel. Passiamo a giovedì 26. Giovedì 26, appuntamento a Palau, ore 22 in piazza Presi, per la presentazione del libro Antiche famiglie di Palau, quindi una serata evidentemente dedicata agli amanti oppure a chi ha la curiosità di scoprire le tradizioni sarde. Il libro Antiche famiglie di Palau, scritto dal ricercatore e storico Giovanni Cucciari. Ve la consigliamo, sicuramente una serata interessantissima alla quale non mancheremo. Vi trovate a Pula? State per andare a Pula in settimana? Giovedì 26 a Pula, quindi su Sardegna, ci sarà il concerto di Sting. Tornando in Costa Smeralda, la serata di giovedì 26 potremo trascorrerla al Ritual per la serata We Love the 90s, la nostra preferita, la serata dedicata alla musica anni 90. Ma passiamo a venerdì 27. Venerdì 27 sarà inaugurata la mostra dedicata al pittore e il greco nella chiesa Stella Maris di Porto Cervo. Ci troviamo nei dintorni di Palau, invece, ore 22 in piazza Due Palme, ci sarà la serata danzante Liscio, Polka e Scotti, il famoso ballo gallurese che si differenzia dal ballo tondo. Ne abbiamo parlato nelle videorubriche delle precedenti settimane. Passiamo direttamente a questo caldo weekend, sabato 28, appuntamento con il risveglio del corpo, ore 8, Waterfront Costa Smeralda con Techno Gym Good Morning Training. Ore 22, quindi sabato 28 luglio, in piazza centrale a Porto Cervo, ci sarà lo spettacolo musicale Nick and the Nightfly e il suo quintetto. Ma la serata potrà continuare al Waterfront Costa Smeralda con Rosé Saturday, un evento dedicato agli appassionati di champagne, in particolare agli appassionati di champagne rosé, perché al Nikki Beach potremo sorseggiare dell'ottimo champagne e continuare la serata ballando sotto le stelle con il DJ resident del Nikki Beach. Ancora in Costa Smeralda, serata di sabato, vi segnaliamo Ritual and Friends a Ritual, vi segnaliamo Luna City Express, la serata del Sea Beach, e infine Racing Night al Billionaire. Sabato 28 luglio, per chi si trova in vacanza in Costa Smeralda o nei dintorni, è una giornata di grandi spunti di viaggio, perché oltre alla Costa Smeralda avremo tanti eventi. E, ad esempio, a Palau, nei pressi di Olbia, ci sarà la festa Birre Tradizione, una festa dedicata alle birre artigianali di Sardegna, quindi potremo assaggiare tantissime birre artigianali di tanti birrifici di tutta l'isola. Un'occasione da non perdere per conoscere da vicino le tradizioni sarde relative alla birra.
A Olbia invece sarà inaugurata la mostra Fellini tra sogno, magia e realtà. Ancora, se non avete mai assaggiato il porcetto sardo e vi trovate nei dintorni del Golfo di Orosei o Calagonone, vi segnaliamo sabato 28 luglio la Sagra del Maialetto a Baunei. Ma andiamo direttamente a domenica 29 e lunedì 30, due giornate interamente dedicate alla cultura, perché alle 19.30 l'appuntamento è a Porto Cervo, location sotto piazza, con la presentazione del libro Avvoltoi di Mario Giordano. Lunedì 30, ore 19, invece, presso la chiesa di Stella Maris, Porto Cervo, avremo la presentazione del libro Michele Busiri Vici, architetto e paesaggista di Montoni. Lunedì 30, inoltre, vi segnaliamo la serata in discoteca al Manera del Ritual. Passiamo a martedì 31 e chiudiamo la settimana, nonché il mese di luglio, in bellezza, perché alle ore 22 al Conference Center di Porto Cervo ci sarà il Gran Galà della musica classica, e dalla musica classica e passiamo invece alle note sfrenate del Ritual con la serata Kitsch Party. Gli appuntamenti della settimana dal 24 al 31 luglio terminano qui. Vi segnaliamo inoltre l'interessantissima mostra di Salvador Dalì e della sua personalissima Divina Commedia a Porto Cervo, in corso fino a settembre. Gli appuntamenti con lo yoga di Santa Teresa di Gallura il lunedì mattina all'alba, e il martedì e il giovedì al tramonto. Se avete bisogno di informazioni sugli appuntamenti yoga di Santa Teresa di Gallura, dovete contattare l'associazione AINAT e soprattutto ricordare di portare il telo da mare o il telo yoga. Incostasmeralda.com vi saluta e vi rimanda agli eventi della prossima settimana.